Ragazzi, oggi faccio vedere un prodottino top e lo facciamo vedere anche al Greg, vediamo cosa ne pensa. Vediamo un po', portiamogli questa chicchettina. Vediamo un po'. Oh, che bel cartone grande, vediamo un po', vediamo cosa c'è di bello. Buonasera, ciao Greg, ti ho portato una sorpresina. Vieni un po' a vedere. Ah, vediamo un po' cosa ci ha portato Babbo Natale. Vediamo un po', apriamolo. Dammi una mano, Greg, per favore. Vieni, guarda, apriamolo così. Allora, in pratica, ragazzi, questo qua è un ménage à trois tra delle aziende italiane. Veramente, ma veramente forti. Allora, abbiamo il panettone di Fiasconaro che contiene una sorpresina. Allora, innanzitutto, guardate che bella scatola. Questa in pratica è fatta. Allora, la scatola ha il design da Dolce Gabbana, infatti anche la sua borsa regalo, veramente bella. Ma cosa c'è qua dentro? Un po' aprici lo Greg, facci vedere un attimino. Vediamo un po'. Allora, panettone a Fiasconaro, siamo Sicilia, alta pasticceria. E già Fiasconaro, Dolce Gabbana, questo scambio tra Sicilia e Nord Italia. Cosa abbiamo qua? Abbiamo un panettone. Abbiamo un panettone. E dentro il panettone cosa c'è? Dentro il panettone c'è Vecchio Samperi, vino perpetuo di Sicilia. In pratica è l'azienda di Marco De Bartoli, un produttore di vino che sta nelle zone di Marsala, produce questo vino perpetuo che è veramente fantastico. Io l'ho assaggiato nella bottiglia grande. E cosa sono inventati questi? In pratica, guardate, la pompettina, stile bottiglia di profumo, no? Pompettina. Che succede? Si taglia a fette questo e via, una spruzzata. Facciamolo un po', apriamolo. Apriamolo un attimo un po'. Vediamo un po'. Tac! Guarda che figata, ragazzi. Questo si infila qua. Adesso non lo apriamo chiaramente per non rovinare la confezione di chi lo comprerà, no? Guardate che figata, ragazzi. Hanno fatto una cosa veramente troppo figa. Che ne pensi, Greg? Bellissimo, ragazzi. E con questo vi saluto. Ah, vi dico solamente una cosa. Ci stanno, ce n'ho, ne ho appena ricevuti 4. Non ce n'ho di più. 1, 2, 3 e 4. Quindi, chi prima arriva, meglio alloggia. Un abbraccio, ragazzi.